potessi avere mille lire al mese. Maramau, perché sei morto? Quale vin non ti mancava? Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe, sono belle ancor di più. Va, va, facemi piccina con la bocca piccolina di amore. Sono le stelle a cuore, a cuore, è tanto bello il nostro amore. Hai provato di schiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male. Cantavano d'amore, tulli, tulli. È trascorso più di mezzo secolo, il tempo di tre generazioni. Per i nonni, dunque, che a quell'epoca erano giovanotti, mille lire al mese rappresentavano l'agiatezza. Queste immagini raccontano l'epoca della camicia nera e dei telefoni bianchi, della radio di Guglielmo Marconi e delle canzonette di Alberto Ravagliati, delle corse in bicicletta e dei grandi film di una cinecittà appena nata. L'Italia era un paese agricolo e analfabeta che aveva scelto la via della dittatura per raggiungere la meta della modernità. Quando finiscono gli anni 30, un terribile appuntamento attende il popolo italiano, quello della Seconda Guerra Mondiale. Le immagini di questa storia appartengono al periodo tranquillo che precede la lunga tragedia. L'età delle mille lire al mese vede tutti i contrasti possibili: povertà e ricchezza, campagna e città, lavori manuali e alta tecnologia, analfabetismo e raffinata letteratura. Anche il nostro paese è entrato nell'era delle macchine e dei motori. La mania della velocità contagia i più piccoli, che qui gareggiano senza benzina, solo a forza di vigorose pedalate. I figli della Lupa, le piccole italiane, i Balilla, sono preparati al glorioso destino di costruire e difendere l'impero. Devono essere audaci e dimostrare coraggio, misurandosi con le diavolerie della tecnica. Nell'attesa i nostri eroi si divertono con bambole, trenini e burattini. Si godono lo spasso degli automi a molla, di legno o di latta, vestiti da principessa o in camicia nera e fez. Combattono con carri armati grandi poco più di un pugno. Quando arriva dal cielo, Gesù Bambino regala una palla di gomma, un cappello da bersagliere, un triciclo, oppure una gigantesca nave e un morbido orso polare. La corda per saltare e il cerchio sono giocattoli semplici, alla portata di ogni famiglia. L'auto a pedali, magari una biposto, è riservata ai più ricchi e fortunati. Qui due piccoli automobilisti si addestrano a quel che faranno da grandi, concedersi un bacio discreto sui sedili dell'automobile. Nei pomeriggi di festa ai bambini è concesso qualcosa di più. Si va ai giardini per qualche emozione al teatro dei burattini, dove la maschera tradizionale di Pulcinella fa da protagonista e diverte anche una folla di papà. Oppure ci si dà appuntamento per una passeggiata in carrozzella. Negli anni 30 il sogno è guadagnare mille lire al mese. La realtà invece è il regime fascista, con le sue regole e le sue cerimonie. Tutto comincia in quella giornata d'autunno, il 28 ottobre 1922. Il Partito Nazionale Fascista ha appena un anno di vita, ma il suo capo, Benito Mussolini, è già famoso. Lo sostengono i grandi proprietari terrieri e gli industriali. Qui ci vuole la mano forte, dicono e ripetono. La mano forte è quella del Duce. Siamo al Giro d'Italia del 1927 e Fausto Coppi è ancora un bimbo. In giornate come questa i nostri campioni si chiamano Learco Guerra, Costante Girardengo, Alfredo Binda. Qualche anno più tardi emerge il giovane, tenace e combattivo Gino Bartali. La truppa dei ciclisti attraversa ponti e lagune, scortata dalle automobili. Vigila tra tutte quella della Gazzetta dello Sport, che domani racconterà in dettaglio la tappa a chi non c'era.
All'epoca delle 1000 lire al mese, il ciclismo è molto popolare. Ma perché? Perché tutti sanno andare in bicicletta. Forare è la regola perché l'asfalto, ricordiamolo, rappresenta una comodità e una modernità di là da venire. Una bicicletta si regala ai ragazzi che entrano al liceo come segno della maturità ormai vicina. Oppure ai giovani diplomati perché è un insostituibile mezzo di trasporto. Una bicicletta è così preziosa che chi la possiede la issa in spalla per custodirla tra le mura domestiche, al sicuro dai ladri. Correre in automobile è uno dei tanti sogni proibiti per chi guadagna meno di 1000 lire al mese. Le automobili è più facile guardarle in occasione di esposizioni come questa. Sono occasioni nelle quali un padre di famiglia si informa su velocità, prestazioni e prezzi. Il maschio italiano dimostra concretamente la propria tenace passione per donne e motori. L'auto più popolare è la Balilla, poiché, lo proclama la pubblicità, è l'auto per tutti. Un Isotta Fraschini è al di là della portata dei sogni. Come la Bugatti, è un mezzo per principi e divi del cinema. Stai facendo crescere! Se è difficile guadagnare 1000 lire al mese, figuriamoci conquistare un premio di 1 milione. È possibile però sfidare la sorte e concorrere a una lotteria come questa. Mi avverto il pubblico e si inizia la seduta per le estrazioni di 5 premi, 1 milione ognuno. 1 milione ognuno. Un premio di 1 milione. Di 1 milione. È la seconda serie. La seconda serie. È stato vinto. Dal numero. 1 milione. 456.000. Ripeto. 1 milione. 456.000. Se non è proprio 1 milione, magari è la volta di qualche premio più piccolo, come questi della Befana del Vigile a Roma. Nell'Italia non ancora industriale, l'agricoltura, l'allevamento e la pesca costituiscono le fonti primarie di sostentamento. In questi mestieri tradizionali non si guadagnano migliaia, ma centinaia di lire al mese. Alle donne è riservato il compito di rammendare le reti, di riparare le nasse, mentre i ragazzi aiutano nella piccola manovalanza, come quella del trasporto delle cassette. La sorte peggiore, comunque, è quella riservata a tonni, sarde e acciughe. La pesca del tonno dà lavoro a centinaia di persone in una sola volta. Nulla è meccanizzato e qui, come dicono gli economisti, si tratta di un'attività ad alta intensità di manodopera. E finalmente arriva l'ora del mercato. Ma chi mai riuscirà a incassare 1000 lire tutte in una volta? Le sarde in scatola, come i tonni e le acciughe, faranno il giro del mondo. Siamo alla partenza delle 1000 miglia, una gara che si disputa dal 1927. Il via viene dato nel buio della notte a Brescia. I corridori devono raggiungere Roma e quindi tornare al punto di partenza. La Targa Florio è un'altra corsa classica di quegli anni. Si disputa dal 1906 in Sicilia, sull'arduo circuito delle Madonie, tra salite, discese, curve e un impossibile fondo stradale sassoso che mette a dura prova tanto le auto quanto i piloti.
Questo bolide va a gasogeno, un carburante italianissimo derivato dal carbone di legna. È un prodotto dell'autarchia, adottato a partire dal 1936, soprattutto dagli autobus di città e dai treni, ma non disdegnato, come vediamo, dai maestri della velocità. I campioni dell'automobilismo si chiamano Ascari, Varzi, Nuvolari, Biondetti. Antonio Ascari muore in pista al Gran Premio di Francia nel 25. Achille Varzi è un motociclista, due volte campione italiano, e quando passa dalle due alle quattro ruote è tuttavia capace di vincere il Gran Premio di Monza per due volte consecutive, nel 29 e nel 30, poi anche la Mille Miglia nel 34. Il primato di vittorie della Mille Miglia spetta però a Clemente Biondetti. Tazio Nuvolari sopravvive a tutti questi colleghi fino a diventare una leggenda. Anche il cinema ha i suoi eroi e i suoi tifosi. Questo signore distinto dal sorriso dolcissimo e dai capelli d'argento che viene accolto come un re è Charlie Chaplin. Il comico Charlot, popolarissimo in tutto il mondo, sbarca in Italia per il Festival del Cinema di Venezia. Siamo in campagna, in compagnia di un folklore da cartolina turistica. Una piccola processione di carretti siciliani inneggia all'isola. Tutto congiura a favore degli innamorati. Al regime fascista piace che siano esaltate la bellezza e la gioia della vita rurale. In un contrasto stridente, la vita di città è tutt'altra cosa. Il rumore dei motori, il brusio del mercato e lo sferragliare dei tram. Non c'è poesia in questo paesaggio, non c'è un attimo di pace, quasi tutti hanno fretta nelle metropoli e partono, corrono a piedi, in tram, in treno o in macchina. Le ciminiere e il fumo delle fabbriche rappresentano gli strumenti necessari al progresso industriale della nazione, ma la loro bruttezza sembra dare ragione al dettato fascista: meglio, molto meglio la campagna. Eppure dell'industria abbiamo bisogno. Pronti? Via! È un concorso per dattilografe. La scrittura moderna porta in giro per il mondo un altro grande nome italiano, quello delle macchine per scrivere e per calcolo dell'azienda piemontese Olivetti. In borsa si guadagnano e si perdono fortune. I prezzi del mercato azionario toccano nel 1932 il livello minimo del secolo, per risalire poi fino al 1939. In quell'anno però le società quotate sono soltanto 125. La borsa milanese è ben poca cosa rispetto a quella di Londra o di New York, anche se il fervore degli scambi non è meno intenso. Con il fascismo il sistema economico è prevalentemente sotto il controllo dello Stato. Non esistono gli scioperi, aboliti per legge nel 1926. I padroni, dopo il patto di Palazzo Vidoni, dal 1925 trattano solo con i sindacati fascisti. Chi dispone di un reddito di 1000 lire al mese, o anche più, ha la possibilità di divertimenti davvero fuori dal comune. Come questo offerto da un locale milanese. Uno spettacolo di ballo esotico, una cena romantica con camerieri in alta uniforme, un pizzico di musica spigliata. Le coppie danzano guancia a guancia, lei indossa scarpine da ballo e calze di seta.
Per comprare un paio di queste, una signora benestante spende esattamente quanto servirebbe ad acquistare 6 kg di pasta. Partire in aeroplano? Non scherziamo. Il viaggio aereo negli anni 20 e 30 è un'esclusiva dei pionieri e delle persone molto importanti, come i ministri in carica e le teste coronate. Eppure l'Italia fascista, in queste immagini, ha già la sua compagnia di bandiera. Si chiama Ala Littoria, Ali, e lascerà in eredità il suo nome all'Alitalia. L'idrovolante sembra uno dei mezzi di trasporto più promettenti del XX secolo. È particolarmente adatto alla nostra penisola, circondata dalle acque. Invece avrà vita breve. L'esaltazione mussoliniana del popolo contadino e soldato non impedisce di allinearsi ai progressi della scienza e della tecnica e di diffonderli, tanto più che qualcuno di essi, come il telefono di Antonio Meucci, come la radio di Guglielmo Marconi, è per l'appunto un'opera dell'ingegno e del lavoro italiano. I viaggi lunghi si compiono in piroscafo oppure in transatlantico. Questa è la cerimonia del varo del Rex, la perla della flotta mercantile, con la sua gigantesca mole, la linea elegante, gli ampi ponti per il relax, la conversazione e la passeggiata, e i grandiosi saloni progettati e arredati per il massimo comfort di lunghe giornate di ozio. Buon viaggio! I patiti dell'aeroplano si incontrano e festeggiano. Qui siamo al raduno d'Ali, un appuntamento importante degli amanti del volo, arricchito da una merenda all'aperto. In questi casi è meglio non usare la parola straniera picnic. E allietato dalla musica del fonografo portatile. Ogni occasione è buona per ballare. Non è forse il ballo l'unico, emozionante ma legittimo, pretesto di un incontro tra i due sessi? E la musica non è la più efficace distrazione dalle miserie della vita di ogni giorno? Le diavolerie moderne contano parecchi seguaci, anche in un paese rurale come è l'Italia degli anni 30. Chi ama l'automobile può forse detestare la radio? Evidentemente no. Gli amatori dell'una e dell'altra si danno appuntamento all'Auto Radio Raduno, con un ricco corredo di attrezzature, ingegnosamente montate su ogni vettura. Una banda di balilla armati di tromba e tamburo, le bandiere e i fotografi completano l'armamentario delle feste in grande stile. Il distinto signore che cammina impettito sul ponte del Panfilo Elettra si chiama Guglielmo Marconi ed è una gloria nazionale. L'inventore della radio si prepara ad una cerimonia eccezionale. Con un radiocomando emesso dalla sua nave, che si trova in questo emisfero, egli accenderà tutte le luci di Sydney, la grande città dell'Australia, che si trova all'altro capo del mondo. È una cosa mai vista prima, un'innovazione strabiliante, della quale andiamo fieri. Meno 5, 4, 3, 2... Uno. Un altro conto alla rovescia annuncia l'inizio delle trasmissioni radiofoniche. Musica da ballo, orchestra cetra. L'uccellino, invece, precede il notiziario. Ente italiano audizioni radiofoniche, EIAR, giornale radio.
calcio di punizione contro la Juventus per fallo di mano causato da... Nicolò Carosio è il più popolare radiocronista delle partite di calcio. Il pallone alla destra Neri che esce dall'area di rigore. Ecco Silano che si appresta a fuggire lanciando al centro attacco Galli. Ecco Galli che ha ancora il pallone, ma Foni mette inesorabilmente al lato. Ecco, hanno saltato l'ostacolo. Adesso sono addirittura, sono arrivate. Tutte e tre quasi insieme, la Valla, la Stoyer, Germania e la Taylor, Canada. Ma diamo l'impressione nettissima che la Valla sia prima. Quanto fa ridere la radio. Ascoltiamo la scenetta tra Vittorio De Sica e Umberto Melnati. Buongiorno. Non me ne parli, guardi, proprio l'altro giorno ho commesso l'imprudenza di andare a cenare al Cova con una giovane canzonettista. Ah sì, bravo. Una giovane debuttante. Ah, dica, dica, lei forse l'avrà vista, dica, al Fossati. No, no, dica. Maria Campi. Ah, Mariuccia, guardi, una simpaticona. Sì, abbiamo consumato una cenetta modesta. Ah sì? Caviale, ragoste, un'insalatina di tartufi, una bottiglia di champagne, badi, una sola bottiglia di champagne. E per quanto? Dica cosa hanno avuto il coraggio di farmi pagare. Quanto? Spari forte. Quanto? 7,50. Osteria? La crisi. Sì, ma non dura. Non dura. Dura minga. Non dura. Non può durare. Non può durare. Siamo in tema di fantasia e divertimento. Il motocalcio è uno sport che si gioca in questo modo. Assistiamo a una partita di pallone disputata sulla motocicletta. Anche in questo caso si tratta della sintesi di due antichi e radicati amori del maschio italiano, i motori e il calcio. Il rischio più grosso lo corre il povero arbitro. Passiamo a un gioco del pallone più tradizionale. Allo stadio di Roma si contendono la vittoria due nazionali, quella dell'Italia e quella dell'Inghilterra. Il 13 maggio 1933 è la prima volta che le due squadre si incontrano. Il pubblico non perde d'occhio la palla, noi osserviamo il pubblico. È folto e numerosissimo, quasi esclusivamente maschile, ed è vestito come per l'ufficio o per la messa della domenica: camicia, cravatta, giacca e cappello sportivo o elegante, anche di carta, anche di foggia ecclesiastica. Quello di attraversare il Tevere a nuoto è uno sport che oggi non si pratica più. A quei tempi, invece, era una gara emozionante che attirava parecchi coraggiosi concorrenti e una gran folla di spettatori. I concorrenti scattano tuffandosi nel biondo fiume, che in quei giorni era pulito, e gli spettatori corrono da una riva all'altra per godersi ogni minuto della gara, ma soprattutto l'attimo fuggente della vittoria e il sorriso trionfante del vincitore. Il dopolavoro dell'ente italiano audizioni radiofoniche, EIAR. Ai lavoratori dell'azienda è concesso di scambiare quattro chiacchiere al bar, di ingaggiare una partita a dama o a scacchi, di bere un goccio in compagnia, di scambiare quattro chiacchiere, di sfidarsi al tavolo del ping pong. Dice Mussolini, il dopolavoro è un'opera di pace che persegue una sublime missione di fratellanza, di amore, di civiltà. E quindi il regime dà vita al sabato fascista, organizzato dall'Opera Nazionale dopo lavoro. Il tempo libero viene quasi pienamente riempito per iniziativa del regime. Il bravo fascista ama la disciplina e vi si assoggetta volentieri. Quando suona la campana, tutti in fila. Il premio della fatica fisica sta in un pranzo all'aperto, con porzioni abbondanti, innaffiato da un quartino di vino a testa. Il dopolavoro, come racconta Gianfranco Benè, è l'Italia rilassata, in maniche di camicia, anche se i buoni borghesi si organizzano da soli il tempo libero e trovano chiassoso e poco elegante questo genere di ritrovi camerateschi in canottiera. Oh,
vogliamo insegnare due delle canzoncine incise nei nostri dischi. Negli anni del fascismo, anche la vita dei bambini è organizzata dallo Stato. I più piccini si chiamano figli della lupa. A 8 anni i maschi diventano balilla, possono indossare la divisa e portare un minuscolo fucile in legno. Alla stessa età le bimbe vengono promosse al rango di piccole italiane. A tutti provvede l'Opera Nazionale Balilla. La vita sociale dei bambini comincia con la scuola elementare. La scuola materna non esiste e gli asili religiosi sono considerati più che altro un luogo di ricovero per piccini abbandonati. Fino a 6 anni, come impone la pedagogia di allora, è la mamma a prendersi cura dei figlioli. È necessario apprendere fin da piccoli che il fascismo assegna un ruolo ben distinto al sesso femminile e a quello maschile. I due sessi non si mescolano in classi miste, a meno che non sia reso necessario dalla mancanza di aule, e il Duce detesta il femminismo, che giudica un fenomeno morboso e malsano. Benito Mussolini ama molto i bambini. Questo impara a scrivere la scolare. Quanto a lui, il Duce afferma nel 1938: «I piccoli di oggi saranno domani i soldati italiani che avranno sempre in pugno la vittoria». È uno scambio di complimenti, ma non è destinato a durare a lungo. Il Duce assegna alla disciplina, anche a quella del traffico pedonale, un'importanza primaria. In questa scuola è una materia che si apprende fin da piccoli. Maria Montessori, la grande pedagogista, è qui con alcuni piccoli allievi. Tra lei e il fascismo non corre buon sangue. La Montessori, convinta che i ragazzi vadano educati all'autonomia e all'indipendenza, è costretta all'esilio. La vacanza degli anni 30 si chiama villeggiatura, ma sono ben pochi quelli che si permettono il lusso di trascorrere qualche giorno nel riposo del mare o della montagna. Un biglietto costa caro e viaggiare in ferrovia comporta parecchi disagi. Il fascismo è fiero dei suoi treni che vanno a carbone, partono e arrivano puntuali. Nel 1932 entra in servizio un avveniristico locomotore a nafta che viene battezzato Littorina, in omaggio al simbolo del fascismo. Per una gita fuori porta è in funzione un modernissimo autobus a 2 piani, dotato di comodità impensabili. I treni popolari sono un'invenzione dell'epoca. Il biglietto costa meno, ma si viaggia di notte. La gita fuori porta, a differenza della villeggiatura, è alla portata di molte famiglie. Pesca, nuoto, merende all'aperto, canto e soprattutto il ballo costituiscono gli innocenti divertimenti dei grandi e dei piccini. Nelle giornate di festa, e in particolare nelle celebrazioni del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, la mattina è dedicata alle cerimonie ufficiali e il pomeriggio allo svago, alle chiacchiere, ai giochi. Le spiagge cominciano ad affollarsi. In riva al mare le signore non devono perdere di vista le regole del pudore e dell'eleganza. Il costume da bagno è castigato e per la gita in barca ci si abbiglia quasi come in città. È obbligatorio coprirsi il capo per difenderlo dai raggi solari. Anche i maschi non abbandonano giacca, cravatta e cappello neppure sotto il solleone. Siamo a un concorso di bellezza a Rimini, la perla della Riviera Romagnola, prediletta dal Duce e dalla sua numerosa famiglia. E questa è di nuovo una buona occasione per ammirare e per farsi ammirare, ma anche di nuovo per ballare. Nelle località di villeggiatura si balla all'aperto o nei locali notturni. Nelle case borghesi si balla al suono del fonografo, che deve essere azionato da una manovella. E nei borghi agricoli si balla sull'aia, in abbigliamento assai meno studiato, accompagnati dai violini e dalle fisarmoniche.
Oltre alle vacanze estive, le feste di carnevale costituiscono uno degli appuntamenti fissi per il ballo, che in questo caso sarà mascherato. La stragrande maggioranza della popolazione italiana negli anni 30 vive in campagna. Sono contadini poveri. Un bracciante guadagna circa 9 lire al giorno quando lavora, mentre un operaio percepisce a livello più alto anche 400 lire al mese. Il lavoro è duro per tutti, operai e contadini, ma quel che preoccupa di più è mettere insieme il cibo di ogni giorno per sé e per la famiglia. Il pane costa 1,50 lire al chilo e la carne è fuori dalla portata dei meno abbienti. Costa infatti 10 lire al chilo. Le famiglie contadine sono molto numerose. L'unica consolazione di questi nuclei di persone misere e affaticate è che il duce pensa a loro e provvede. A chi si sposa prima dei 25 anni è concesso un premio in denaro. Ai maschi che hanno un'età compresa tra i 25 e i 65 anni e sono rimasti celibi, il regime impone invece una tassa. Ma alle famiglie che contano più di 10 figli, anche a loro è garantita una somma in dono per ogni nuovo nato. I mezzi di trasporto sono i muli, oppure le donne. La distribuzione del cibo in questa famiglia contadina è davvero una mesta cerimonia. Un sorriso e un tozzo di pane. È tutto. Con l'arrivo della primavera si indulge a passatempi di tipo inglese, come le corse dei cavalli. A Milano si va a San Siro, a Roma alle Capannelle, a Napoli ad Agnano. All'ippodromo lui segue con ansia partenze, arrivi e scommesse. Lei sfoggia l'abitino leggero, il cappellino o il cappellone. Dietro gli occhiali da sole le più audaci sbirciano giovani ufficiali in uniforme. La parola d'ordine del duce è: la donna deve obbedire e non deve contare nulla. Quindi è meglio che si trastulli con questi deliziosi cappellini che devono coprire una testa vuota di pensieri. Ma il massimo dell'eleganza, almeno nel caso di questa sfilata primaverile, è riservato a Sua Altezza Maria José, principessa di Piemonte, che un giorno ancora lontano sarà regina d'Italia per un solo mese. Davanti alla moglie dell'erede al trono, l'inchino è obbligatorio. Anche Roma, che è una città eterna e ora perfino capitale di un impero, si sveglia e provvede al suo sostentamento. Frutta, verdura, latte e pollame vengono consegnati al mercato. I mezzi pubblici cominciano a correre, con i carretti, le biciclette e le automobili. Chi ha voglia di fumare può rivolgersi a qualsiasi ora del giorno e della notte a una macchina distributrice automatica che dispensa sigari toscani interi e mezzi toscani al prezzo di 2 lire. Il duce presta molta attenzione alla distribuzione alimentare. È lui, ad esempio, che fa nascere a Milano il più grande mercato del pesce. L'economia diretta e organizzata dall'alto deve dimostrare che funziona bene e soddisfa ogni necessità del popolo. I giocattoli suscitano sempre un balzo al cuore infantile. Mezzo secolo fa erano davvero merce rara. In tutta Roma si contavano a quell'epoca non più di 20 negozi di giocattoli. Avanza la Befana. E per i più poveri a portare doni è la Befana fascista, voluta dal duce a partire dal 1928, che regala giocattoli e capi d'abbigliamento. La
La divisa regolamentare delle piccole italiane è composta da camicia bianca e gonna nera. Quella dei Balilla prevede la camicia nera e il fez. A onore e gloria del fascismo e del suo duce, chi sta dietro la macchina da presa coglie il bacio riconoscente di questa bambina non alla Befana, ma al suo vero benefattore. La prescrizione del duce per la donna è chiara: moglie e madre e basta. Eppure qualcuna trasgredisce e si dedica ad attività fisiche e decisamente virili: condurre una barca a vela, sparare e cacciare. Siamo nati per soffrire per colpa dell'amor, rimedio per guarire non si è trovato ancora, fra pantaloni e gonne la calavita. Volare in aeroplano, correre sugli sci d'acqua, gareggiare in automobile. Non è la bellezza che il regime chiede alle buone italiane. Eppure, come trascurare la cura del proprio viso, dei muscoli, dello sguardo, delle mani, del portamento, delle gambe? Come rinunciare al divertimento di una corsa atletica, di una piroetta sui pattini a rotelle, di un'esibizione di danza moderna? Le donne che lavorano negli anni 30 lo fanno per bisogno, non per scelta. Un buon marito non fa mancare nulla alla propria sposa e la lascia libera di dedicarsi alla casa e alla cura dei figli. Se tante donne lavorano, dunque, lo fanno per necessità. Le signore e signorine sono particolarmente ricercate per certi mestieri e professioni: dattilografa, cameriera, centralinista. Portano un grembiule nero, magari con collettino di pizzo, tacchi bassi e neanche un'ombra di rossetto. Com'era organizzato a quel tempo il servizio informazioni offerto dalle società telefoniche? Ascoltiamo. Parlate? Pronto sto? Parlate con Viareggio. Pronto Venezia? Parlate con Torino. Pronto Verona? Parlate con Genova. Pronto Gorgonzola? Parlate con Abbiategrasso. Zeffiro? Subito, signore. I capi del personale, scelti di solito dai datori di lavoro tra gli ex carabinieri e i poliziotti in pensione, sono molto severi e le punizioni immediate. Abbonato è il numero? 492849. Subito, signore. Impresa pompe funebri, signore. Per andare a guadagnarsi da vivere, le mondine si spostano dai loro paesi con i mezzi che hanno a disposizione, raggiungendo le risaie. Come il servizio telefonico, anche la risicoltura è un'attività soprattutto femminile. E nessuna macchina, nessun automatismo le solleva dalla fatica di tenere la schiena piegata sotto il sole per tutta la durata del giorno, dall'alba al tramonto, a strappare le piantine del riso dall'acqua. L'unico lusso di questo faticoso mestiere è il ristoro di un sorso d'acqua, ma sotto lo sguardo vigile dei sorveglianti. Il tempo libero delle mondine non è granché e passa veloce a cucire, lavare i panni, leggere, scrivere a casa, ballare. Tra ragazze sole, naturalmente, al suono di un organetto. Thank you.
Nella primavera del 1933 si svolge a Sanremo la Festa del Libro. Uno dei premiati è lo scrittore umorista Achille Campanile. Sorridono, si congratulano, si divertono le migliori penne del ventennio. Autore di romanzi, discorsi e scritti politici, il Duce tollera la cultura purché nazionale e popolare, a esaltazione della patria e dei principi del fascismo. Il primo scrittore d'Italia è lui, il Duce. Qui siamo a Viareggio, dove si disputa un altro premio letterario. La decisione presa all'unanimità di attribuire l'ambito premio letterario ex aequo a Maria Bellonci, ad Arnaldo Frateili e a Orio Vergani, dopo aver messo in luce l'azione che per volere del Duce il regime svolge per l'incremento della letteratura e della cultura italiana, il ministro ha consegnato il premio ai vincitori. L'Italia degli anni 30 vede convivere l'antico e il moderno anche nello spettacolo. A Napoli impazza la Sciantosa. Tra un'esibizione e l'altra, i turisti si godono il mare, il sole e l'amore, come promesso dalle voci dei cantanti più amati. A Roma l'opera lirica viene offerta al popolo, che altrimenti non frequenta il teatro perché non ha i mezzi per pagare il biglietto d'ingresso. In questo caso è il Carro di Tespi, una compagnia di giro del melodramma, che sa commuovere come i più grandi teatri d'opera. I generi tradizionali, come l'operetta, il varietà e la prosa, riscuotono sempre un grande successo. Per la stampa e propaganda Sua Eccellenza Alfieri. Ma dal 1936 il cinema italiano compie un balzo in avanti. Luigi Freddi, uomo di grande energia, che ha soggiornato nella lontana Hollywood, in California, costruisce Cinecittà, che presto diventerà una delle capitali mondiali della cinematografia. Guidati da Sua Eccellenza Alfieri. A Cinecittà, come vuole il fascismo, si fanno le cose in grande. Qui si costruisce lo scenario per una pellicola storica. Hanno visitato, curiosi ed ammirati, quello che ormai... A Cinecittà si gira Scipione l'Africano. È il colosso cinematografico del ventennio, una vigorosa celebrazione della grandezza di Roma. È stato onorato anche da una visita del Duce. Il Duce è salito sul praticabile, donde si domina la pianura popolata da 10.000 comparse in armi. Il regista Carmine Gallone ha illustrato al Duce il piano di ripresa e le varie macchine che inquadrano le schiere di Scipione, gli elefanti corazzati e i mercenari di Annibale. Rotte le file sono tutte intorno al Duce, potenziatore della cinematografia italiana, come di tutte le forze e attività della nazione. Diamo un'occhiata curiosa al mondo del cinema. Oh, ecco un cittadino onorario, Amedeo Nazzari. Suda, bravo, presentatevi. Vi ringrazio, cari amici, ma per una volta voglio avere il piacere di fare io l'annunciatore.
cari amici, vi presento Alida Valli. Ehi, voi dove andate? Ma dico, siete impazziti, dove andate? Cose dell'altro mondo. Oh, ciao, messo Grillo. Ehi, Vladetti, come verrà? L'altro ieri. Io poi ho visto le fotografie della pura De Sies, eh? Spacca, porti a Venezia. Per bacca, ti va. Io poi, Salvatore Rosa tua, che tu sto facendo i provvedimenti, qua. Il notario, quello che fa 5 minuti con Cinecittà. Oh, scusate Alessandrini, scusate Blasetti, scusa Francisci. Oh, scusa notari. Ah, è la fortuna che vi manda. Dina Galli, cugina De Filippo, Antonio Gandusio, Pallavicini, Paolella, su via. Due parole per rimetterci dall'emozione. Ma che due parole? 4.000 lire di danni. Che esagerazione, ma dite che lo voglio. Ma sì, andiamo, che cosa sono 1.000 lire per un produttore di un film dove c'è Dina Galli, Antonio Gandusio, Titina De Filippo? Tutti e tre, insomma. Presto, in teatro. Dobbiamo entrare anche a costo di travestirci da generici. Me l'aspettavo. Proviamo altrove. Anche qui. Ma che distetta, ma è possibile che stiano tutti girando? Questa è dunque una sala di montaggio. Interessante. Ah, e questo è il famoso tavolo sul quale passa la pellicola. Già. Meglio gli attori di celluloide. Con quelli in carne ed ossa sarebbe finito a legnate. Vogliamo cominciare? Ah, sì, certo. Naturalmente, non mi stai mai a sentire quando parlo. Ci vuole una pazienza, credetemi, Rogersi. Ha la mania di farmi passare per una sciocca. Non so quante donne lo sopporterebbero. Vuoi lavorare nella mia rivista? Magari. Cosa sai fare? Niente. Niente? No. Proprio niente? No, no. Il posto c'è. Ah, sì? Il regista. Ah. Ma non ci credete che sono innamorato di voi? Allora vi sono proprio antipatico. Sì. Tu sei per me la vita. Tu sei per me la vita.